Allora, la cosa bella che succede a Gatteo, l'abbiamo anche detto in altre occasioni, è quella di ritrovarsi ad avere dei ragazzi giovani che si appassionano alla musica per il motivo che può essere quello di andare ad ascoltare coi genitori, perché proprio di istinto, proprio di passione naturale. E poi c'è un qualcosa che succede, come in questo caso, con un'amica prima di tutto, perché è molto giovane, ma ormai ci segue da tanti anni. Eccola, che sale sul palco. Eccola qua. Elegante, vestita di nero. Clarinetto in si bemolle nero, da studio, nuovo di pacca. Ti presenti e dici cosa ci fai ascoltare questa sera. Che tono ufficiale che sto dando alla cosa, no? Poi dopo ci divertiamo, però la presentazione, senti, ha un tono molto ufficiale. Adesso ti presenti così rompi il fiato. Mi chiamo Corinna, ho 18 anni e suonerò la 128 di Castellina Pasi, una mazurka. Vai, man. Noto che la partitura è originale e anche molto proprio vissuta, come si dice. Prendi, ecco qua, vai. Scegli la velocità e poi ti seguono. Batti te. Allora, stacchiamo noi, sì, ok, lenti. Facciamo una prova e ti faccio capire cosa vuol dire essere tranquilli quando si suona e non tranquilli quando non si suona. Vai, da capo. Un pezzettino. Visto? La musica serve e non serve. Serve
La tranquillità quando tu... questo piano piano arriva, è logico. Comunque io mi appassiono quando vedo queste cose, perché si capisce che c'è in poco tempo, perché lei suona questo clarinetto da ottobre, con tutto quello che può voler dire non poter andare a scuola dall'insegnante a distanza. Quindi lei mi mandava tutti i provini mentre andava avanti negli studi, e quindi io quando vedo queste cose sono veramente coinvolto, mi sento coinvolto, e quindi sono felice che tu abbia deciso di buttarti su un palco e con coraggio suonare. Però vedi, la musica, tu pensavi a leggere ma non pensavi a suonare, dopo hai pensato a suonare e basta, è questo che bisogna fare, va bene? Vai Corinna! Dovete sapere che lei è presidente del Fans Club Extra Liscio, quindi la nostra presidentessa del Club Extra Liscio. Sei divertita? Sì, dai. Soddisfatta? Più o meno. Oh, così, bisogna sempre cercare l'obiettivo migliore. Ciao Corinna, ciao.